Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Televomero. Il presidente della Camera Roberto Fico a Napoli chiaramente si è soffermato anche sul conflitto Russia-Ucraina e sul coinvolgimento dell'Italia in questo conflitto. L'Italia è in contatto con il premier ucraino Zelensky, spiega il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, bersagliato dai giornalisti sul tema predominante delle ultime settimane, la guerra, durante la sua visita alla Casa della Cultura, nel quartiere napoletano di Pianura. Un piccolo presidio di cultura e legalità, l'unico per i giovani della zona. Ma la guerra in Ucraina e gli effetti soprattutto sulle tasche degli italiani si iniziano a vedere. Siamo in contatto, già l'ho detto, con le autorità ucraine, sono in contatto e siamo in contatto con l'ambasciatore, quindi stiamo aspettando notizie. Siamo preoccupati per tutta la situazione, anche per come sta evolvendo dopo i colloqui dei ministri degli esteri in Turchia. Quello che ci tengo a dire per l'ennesima volta è che noi dobbiamo riuscire a raggiungere un cessate il fuoco e quindi dobbiamo mettere al centro la pace, perché la pace è il nostro bene comune più grande come l'acqua e come l'aria. Per fare questo devono lavorare tutti i paesi del mondo, tutte le diplomazie internazionali e l'Europa deve avere un ruolo molto importante e forte proprio per la ricerca della pace. Di stringente attualità e pur sempre connessa alla guerra è il tema dei rincari delle utenze domestiche e del costo del carburante, arrivato a toccare i 3 euro al litro. Noi sappiamo che dobbiamo costruire, come stavamo costruendo, un piano energetico nazionale e un piano energetico europeo. E l'idea di un energy fund, come il recovery fund, senza dubbio è fondamentale. E il grande piano energetico europeo è qualcosa che ci deve portare fuori dalle fonti fossili e intanto riuscire a far fronte all'esigenza del presente, perché questa è la realtà. Numeri sempre più sconcertanti di questa assurda guerra, morte e distruzione, un'economia al collasso. Questo è il triste bilancio del conflitto Russia-Ucraina. Alle 12 di questa mattina 82 profughi ucraini si sono recati all'hub vaccinale della mostra d'oltremare di Napoli per sottoporsi a tamponi e vaccini. Di questi, 3 sono risultati positivi al Covid-19. Dall'emergenza pandemia all'emergenza guerra, gli spazi della mostra d'oltremare sono stati riadattati per le esigenze delle persone in fuga dal loro paese squassato dai bombardamenti della Russia. L'hub vaccinale della fiera del quartiere Fuorigrotta, infatti, da questa mattina ha riaperto per essere dedicata all'assistenza sanitaria dei profughi e a centro di raccolta di beni da inviare in Ucraina. Ad accoglierli il direttore dell'ASL Napoli 1, Ciro Verdoliva. È vero che la percentuale dei vaccinati in Ucraina vale il 35%, ma almeno dalle circa 1.800 persone che abbiamo accolto fino a questo momento come ASL Napoli 1 Centro, abbiamo rilevato un'altissima percentuale di vaccinati, anche fino alla seconda dose, non maturi per la terza dose perché la seconda dose è somministrata prima di 4 mesi. E riteniamo che tutti coloro che stiamo accogliendo sono assolutamente persone che stanno scappando dalla guerra, tra l'altro giovani donne con bambini. Noi siamo molto attenti su questo. Il consolato chiaramente sta svolgendo il proprio ruolo anche nell'ambito della cabina di regia della prefettura. Ricordo che c'è anche il comitato del presidente della regione Campania che presiede con altissimo livello e segue con la massima attenzione questo momento e tutti i livelli di organizzazione attraverso le articolazioni regionali. Noi stiamo dando supporto alla protezione civile per la nostra materia e il consolato sta ospitando tra l'altro un punto di registrazione per STP e anche un punto tamponi. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca, come ogni venerdì attraverso Facebook, parla con i suoi concittadini e analizza il momento così drammatico che vive anche la Campania. Noi abbiamo in questo momento un flusso di profughi che dobbiamo accogliere. Abbiamo realizzato, istituito anche in Campania, sulla base degli orientamenti nazionali, un'unità di crisi. In Campania abbiamo in sostanza riprodotto l'unità di crisi che avevamo per il Covid e quindi dato la responsabilità al dirigente della protezione civile dell'unità di crisi che dovrà seguire problemi organizzativi quotidianamente.
Abbiamo chiarito ovviamente che come regione siamo impegnati essenzialmente sul versante sanitario del problema. Poi dovrà esserci il Ministero dell'Interno, le prefetture che dovranno prioritariamente seguire i problemi dell'accoglienza. Abbiamo un livello di vaccinazione dei profughi ucraini o anche moldavi o di altri paesi confinanti, un livello di vaccinazione bassissimo. E quindi dobbiamo fare attenzione a che non si diffondano focolai di infezione Covid. Noi siamo obbligati a seguire davvero con un'attenzione maniacale quello che succede, perché abbiamo il dovere di proteggere le nostre famiglie e, per quello che mi riguarda, la comunità campana da possibili riprese. La valutazione che fanno i nostri virologi è questa, che probabilmente noi non avremo per primavera una nuova ondata di contagio. Ma se prosegue questo fenomeno Delta, rischiamo di avere la ripetizione dello scorso anno del 2020. Primavera ed estate tranquilla, poi rimescolamento sociale, apertura delle attività, arriviamo in autunno e ci ritroviamo il problema. Speriamo ovviamente che non sia così, ma dobbiamo sapere che è uno degli scenari possibili. Vi ho voluto dire questa cosa che, insomma, fa parte un po' del lavoro più riservato che stiamo facendo per arrivare ad una conclusione. L'uso della mascherina deve rimanere diffuso. Diffuso. Vi prego di essere attenti, perché possono esserci varianti o ripresa di contagiosità anche di varianti vecchie che ci impongono di essere prudenti. Manteniamo l'uso della mascherina, anche quando non ci sono obblighi particolari, come atto di responsabilità e di autotutela. Una giovane donna ucraina ha perso la vita nell'incendio del suo appartamento a Napoli, salva miracolosamente la figlia di 5 anni. Una giovane madre ha perso la vita nell'incendio della sua abitazione a Napoli. È accaduto ieri, poco dopo mezzogiorno, in vico primo Sant'Antonio Abate. La vittima è Anastasia Bondarenko, 23 anni, di origini ucraine. È morta carbonizzata, secondo quanto emerso dai primi accertamenti. Con lei in casa si trovava la sua piccola di 5 anni, che si è salvata ed è in buone condizioni, sebbene sotto shock. L'appartamento in cui si è sviluppato l'incendio, al secondo piano di un condominio, è stato quasi completamente distrutto dalle fiamme. In casa, oltre alla giovane donna ucraina, c'era una seconda persona che è riuscita a salvarsi insieme alla bambina di 5 anni. Il rogo si è sviluppato per cause verosimilmente accidentali. Da un primo sopralluogo dei vigili del fuoco dell'appartamento è emerso che le fiamme si sarebbero propagate da una ciabatta elettrica che si trovava in una piccola cucina. Un attrezzo che oggi è vietato proprio perché è molto pericoloso, ma viene ancora usato in molte case. In quel momento Anastasia era nel bagno e non si era accorta che era scoppiato l'incendio. Se n'è accorta invece la connazionale che divideva l'appartamento con lei, la quale è riuscita a mettere in salvo la bimba e a allontanarsi da casa. La 23enne invece per uscire doveva passare proprio per il cuscinino e non ha avuto scampo. La piccola sarà accompagnata in una casa famiglia in attesa di capire se ci siano parenti in Italia. Il fatto che la vittima fosse ucraina complica enormemente la ricerca di familiari nel paese d'origine. Telemedicina e formazione, se ne è discusso in un convegno. Dopo la pandemia bisogna far partire il settore sanità.
Innovazione gestionale, potenziamento della rete ospedaliera, telemedicina e formazione sono le direttrici su cui indirizzare la sanità post-Covid, quanto è emerso a Napoli nel corso della 2 giorni Winter School 2022 andata in scena all'Hotel Santa Lucia. La sfida, secondo i partecipanti del convegno, sta nel farsi interpreti responsabili dell'attuazione della Mission 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dell'integrazione tra progetti e risorse assegnate, condividendo le scelte di politica sanitaria con tutti gli attori del territorio. Come pure vanno integrate le traiettorie di sviluppo del PNRR con le peculiarità territoriali per superare definitivamente le differenze tra regioni che spesso determinano i cosiddetti viaggi della speranza, così Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità. Fortunatamente la pandemia sta diminuendo la sua forza e quindi è probabile che si trasformerà in forma endemica nei prossimi anni. Ma quello che è importante, finita la pandemia, è che la pandemia ci ha insegnato delle cose assolutamente imprescindibili che saranno un punto di forza, questi insegnamenti, di come riformare il Servizio Sanitario Nazionale per il prossimo futuro. Ricordiamoci che per 2 anni noi abbiamo curato i pazienti Covid, ma purtroppo abbiamo dimenticato gli altri pazienti, i pazienti malati di tumori, pazienti che dovevano fare lo screening e così via. Quindi bisogna riprendere l'attività normale del Servizio Sanitario Nazionale anche grazie soprattutto ai fondi del PNRR che sono 10 miliardi per la medicina territoriale che va finalmente implementata e deve dare l'apporto che è necessario e 10 miliardi per gli ospedali per il rinnovamento tecnologico e per l'ammodernamento dei pronti soccorsi. Puntare forte sulla telemedicina, questa è la nuova frontiera per evitare situazioni di non cura del paziente, come è avvenuto durante l'emergenza Covid. Questo è il pensiero di Pietro Buono, dirigente staff tecnico operativo della Regione Campania. Si parla oggi di telemedicina perché la telemedicina ormai è parte dello sviluppo del sistema sanitario regionale. La Regione Campania già all'inizio del 2021 con la delibera numero 6 ha definito le linee guida in base a quelle che erano le indicazioni ministeriali anche per la Regione stessa. In modo particolare di telemedicina la Regione intende sviluppare televisita, teleassistenza, telemonitoraggio. In molte realtà aziendali delle 17 aziende della Campania questo percorso è già iniziato e adesso sta diventando un flusso verso il Ministero della Salute. Siamo in collegamento con Antonio Giordano, oncologo, anatomopatologo, direttore dello SBAR Institute di Filadelfia. Salve professore, grazie per essere con noi nuovamente collegato, ben trovato. Grazie, grazie a voi, sempre un piacere poter dialogare con voi e i telespettatori della vostra seguitissima trasmissione. Allora, è un momento molto critico per la sanità, non soltanto nella nostra regione, ma veramente potrei dire in tutto il mondo. Dopo il Covid bisogna ripartire. Lei su Sud Reporter ha lanciato delle proposte su come far ripartire la sanità, dove c'è un allarme organico un po' ovunque, ma non solo. Sì, noi in realtà anche durante il lockdown avevamo un po' previsto insieme questa problematica che si sarebbe presentata ed infatti è vero che la pandemia ha giocato un ruolo importante perché ha dovuto fare i conti con gravi carenze di organico, ma è vero anche che non è stato fatto nulla per poter migliorare la situazione e in molti casi esiste una situazione drammatica, va bene, che persiste ad oggi anche nel quasi dopo Covid. E quindi insomma bisogna, allora non è soltanto un discorso di sottorganico, che già quello basterebbe, ma c'è proprio bisogno anche di rimodulare e ripianificare quello che è la sanità, ma bisogna farlo in maniera capillare senza sperpero di denaro pubblico, semplicemente tenendo al centro la cura del paziente. È importantissimo, il rapporto medico-paziente deve essere già in crisi, va bene, negli ultimi anni, ma dovrà essere decisamente migliorato.
È vero che medici e infermieri, come ho detto e come ho scritto, hanno sacrificato tutto, anche il tempo per se stessi, però non si può continuare in questa situazione considerando non solo che le condizioni lavorative estreme dovute alle infrastrutture mai migliorate per investimenti mai avvenuti, ma anche chiaramente è importante la qualità dell'assistenza, ma non solo per le persone che si possono permettere economicamente quell'assistenza, ma maggiormente per gli anziani e per le persone che non hanno un accesso alla sanità migliore. Questo problema purtroppo che io ho sollevato anche negli Stati Uniti in intervista con anche i suoi colleghi NBC americana. Allora, insomma, lei ha speso la sua vita, possiamo dire, come scienziato nella lotta al cancro. La lotta al cancro deve continuare, ma passa inevitabilmente dalla riqualificazione dell'ambiente urbano. Insomma, è un po' come un cane che si morde la coda. Decisamente il problema ambientale per cui ci siamo battuti per anni, un po' contro tutto e tutti. Adesso si sono accesi i riflettori che hanno finalmente determinato quello che è una realtà, la realtà dell'insulto ambientale, della presenza di sostanze tossiche che ha portato a un aumento di patologie gravissime ed è quindi è necessario anche considerando anche la crescente domanda dovuta a aumento di patologie già esistevano prima ed erano in crescita ed erano ignorate che si sono ancora di più aggravate a causa dell'interruzione degli screening mai fatte anche nei soggetti, nelle popolazioni a rischio che vivono nelle zone critiche e quindi i ritardi nella diagnosi che è una delle piaghe maggiore e ancora oggi vedo specialmente la Campania in una situazione gravissima, quasi tragica. Non dimentichiamo che avremo gli effetti anche della guerra che purtroppo causerà tanti problemi e molte vittime e speriamo che al più presto si concluda. Noi la ringraziamo, la salutiamo, le auguriamo buon lavoro e quanto prima sicuramente realizzeremo un focus proprio sulla tutela della salute che passa per la cura dell'ambiente con lei in studio e altri ospiti in collegamento. Grazie, buon lavoro. Grazie a te, grazie, arrivederci, arrivederci. È sempre più emergenza povertà presentata alla nuova guida a cura della comunità di Sant'Egidio, dove mangiare, dove dormire, dove lavarsi. Giunge la 13ª edizione la guida Dove mangiare, dove lavarsi e dove dormire a Napoli in Campania, la Michelin dei poveri che da anni aiuta gli indigenti, clochard ed extracomunitari a orientarsi nel mondo della solidarietà cittadino e regionale. Dove è rivolta a chi ha bisogno di aiuto, spiega Benedetta Ferone della comunità di Sant'Egidio. La guida Dove è la 13ª edizione di Napoli e Campania, oltre 500 luoghi di aiuto e di protezione per i più poveri, è un vademecum per i poveri, per chi è in difficoltà, ma anche per chi vuole aiutare degli enti e delle associazioni. In quest'anno, speriamo post pandemia, dopo questo tempo così duro, vogliamo chiedere aiuto a tutti, enti, associazioni, singoli cittadini, perché ci sia un contagio di solidarietà per ripartire tutti insieme, perché tutti abbiano un luogo dove stare, dove essere accolti. 142 pagine, 500 indirizzi, oltre 4.000 copie stampate e distribuite gratuitamente, questi i numeri di un prodotto editoriale che ogni anno diventa sempre più necessario per far fronte ai tantissimi indigenti presenti a Napoli e in Campania. A sostenere l'iniziativa e i clochard partenopei e negli ultimi giorni a dare una mano concreta anche per la gestione dei rifugiati ucraini, il Pio Monte della Misericordia con la sua presidente Fabrizia Paternò e la Croce Rossa di Napoli con Paolo Monorchio.
Siamo intervenuti subito sia con aiuti materiali sia con progetti che andavano incontro alle povertà anche educative che si sono create, i bambini senza scuola, ci sono state tante emergenze a cui abbiamo cercato di dare risposta. L'emergenza cronica dei senza fissa dimora, soprattutto in questi giorni di freddo, ma in tutto l'anno, perché poi in tutto l'anno loro sono per strada e quindi vivono momenti di vulnerabilità di tutti i tipi. E quindi noi siamo qui per testimoniare la rete che abbiamo creato insieme alla Comunità di Sant'Egidio, insieme a tante altre associazioni, una rete che si è creata nel tempo per dare supporto intelligente a queste persone. Il Giro d'Italia fa tappa a Napoli. Torna il Giro d'Italia, torna uno degli eventi sportivi più amato dagli italiani. Sottoscritto nella Sala Paolo Borsellino, nella sede della città metropolitana di Napoli, il protocollo d'intesa per l'organizzazione dell'ottava tappa dell'evento ciclistico nazionale, che si svolgerà sul territorio di Napoli e dell'area flegrea il 14 maggio, per celebrare anche Procida, capitale della cultura 2022. A firmare il documento, alla presenza dei rappresentanti istituzionali dell'isola di Procida, il sindaco della città metropolitana e del comune di Napoli, Gaetano Manfredi, e i sindaci dei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto e Giugliano. L'intesa servirà a regolare i rapporti tra gli enti organizzatori per migliorare la realizzazione del programma della corsa. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il sindaco della città metropolitana e del comune di Napoli, Gaetano Manfredi, e il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione. Una bellissima notizia. Un grande evento sportivo che parte e arriva a Napoli, ma che coinvolge anche dei comuni, i comuni flegrei dell'area metropolitana. È anche un segnale di speranza, di fiducia in un momento così complicato, perché lo sport e il Giro d'Italia è anche simbolicamente un grande momento di comunità, di pace, e quindi è anche una vetrina turistica per il nostro bellissimo territorio. No, per noi è un momento estremamente importante, perché celebriamo Procida e celebriamo i campi flegrei in questa sinergia della penisola flegrea, Bacoli, Monte di Procida e tutti gli altri comuni flegrei. Ed è importante che la città metropolitana abbia stimolato questo processo di aggregazione di comuni dal capoluogo all'area flegrea. Una forte tradizione sportiva ciclistica sul nostro territorio, e quindi in questo modo la andiamo a supportare, a sostenere verso uno sviluppo culturale che deve essere di natura sostenibile. La bici è la più ampia sintesi di questo tipo di idea di sviluppo. Siamo in collegamento con Benedetta De Falco, presidente di Green Care. Salve, grazie per essere con noi nuovamente collegata. Ben trovata, presidente. Grazie a voi. Allora, presidente, parliamo del ponte verso il nulla di via San Giacomo de Capri, una storia di scandalo napoletano nata negli anni 70, veramente una delle tante opere incompiute, ma questo veramente, insomma, siamo all'assurdo. In qualche modo l'associazione ha deciso di intervenire per cercare una soluzione anche in tempi rapidi, perché tante volte si è cercata una soluzione per quest'opera incompiuta che, insomma, parte da San Giacomo dei Capri e non arriva poi da nessuna parte. In che modo intendete intervenire? Abbiamo lanciato un concorso internazionale di idee insieme all'associazione Napoli Creativa, la quale da 8 anni bandisce un concorso internazionale di idee, accendendo l'attenzione e facendo un focus su alcuni luoghi della nostra città. E abbiamo proposto a Napoli Creativa che il focus quest'anno, con il premio alla convivialità urbana, dovesse diventare questa grande incompiuta che giace abbandonata e degradata da 40 anni nel Vomero Alto, un ponte di 140 metri lineari, 2000 metri quadrati di possibilità di diventare un giardino per i cittadini di un rione densamente popolato, che è costretto a andare in aree verdi cambiando quartiere. Quindi c'è una esigenza ampiamente condivisa dalla cittadinanza e portata avanti con forza, e cito una per tutte, la cittadina del Rione Alto, Marianna Mastropietro, che hanno fatto anche una raccolta di firme affinché questo mostro di cemento urbano che vedono dalle loro finestre da 40 anni riprenda una vita per tutti, una vita con le migliori proposte che possono venire attraverso questo concorso internazionale di idee. Quindi praticamente, insomma, un architetto dovrebbe cercare di capire cosa è possibile inventarsi per questo ponte, perché chiaramente questo ponte è stato oggetto di tante diatribe, insomma, in qualche modo ognuno ha detto la sua, ma soluzioni non ce
ne sono state. Ricordiamo che questo ponte è stato costruito con denaro pubblico, quindi insomma un vero e proprio spreco di risorse. Certamente la città metropolitana di Napoli ha inserito questa infrastruttura nell'elenco di ossigeno bene comune, quindi vuol dire che comunque ha interesse e intenzione di comunque rigenerare questa infrastruttura in chiave, diciamo, ecologica ed ecosistemica, ma soprattutto in chiave sociale. Quindi progettisti, architetti, ingegneri avranno tempo fino al 3 maggio per far pervenire alle segreterie di Napoli Creativa e di Premio Grinché dei progetti di urban rewilding con i quali appunto proporre le loro soluzioni. Naturalmente questo concorso si avvale di un comitato scientifico che ha donato all'organizzazione alcune riflessioni che possono essere degli spunti per questi appunto architetti, ingegneri e progettisti per affrontare questa grande incompiuta, quindi ci sono, diciamo, delle indicazioni che vanno anche nel senso della sostenibilità sotto tutti i punti di vista, e poi ci sarà appunto una giuria tecnica che a giugno giudicherà questi lavori, unita ad una giuria popolare, perché questi lavori saranno esposti il 14, il 15 e il 16 giugno al Museo PAN, in modo che i cittadini potranno esprimere le loro preferenze. Quindi il giudizio della giuria si sommerà al giudizio dei cittadini, quindi non saranno dei progetti calati dall'alto, ma dei progetti che alla fine avranno un parere della cittadinanza. Un gruppo naturalmente di idee e di progetti che verrà messo a disposizione della nuova amministrazione comunale, che potrà ispirarsi a quanto arriverà e anche soprattutto a quelli che vinceranno, per poi affrontare questa grande incompiuta con fondi che già sono stanziati in appunto città metropolitana. Certo, insomma, c'è da dire che dopo tanti anni di incuria bisognerà anche valutare molto attentamente la sicurezza di questo ponte. Sicuramente il nostro concorso non chiede ai progettisti fare anche un piano della fattibilità. Queste sono sicuramente azioni che compierà il Comune di Napoli nel momento in cui deciderà di affrontare questa incompiuta, ma si troverà il lavoro portato molto avanti, perché avrà una serie di progetti di valore e avrà soprattutto ciò che più conta, oltre al giudizio di una giuria scientifica, di una giuria tecnica, il giudizio dei cittadini. Quindi si potrà alleare da subito il Comune nella scelta che compirà per questo ponte con appunto i desideri dei cittadini che avranno già scelto. Quindi alla data del 16 giugno il Comune di Napoli, volendo, saprà molto bene quale percorso scegliere, perché sarà indicato dai cittadini napoletani. E insomma, siamo contenti di questa iniziativa, anche perché sembra che ci siano tempi brevi, le lungaggini non servono, insomma, veramente i cittadini aspettano da troppi anni una ristrutturazione e ridonare a quella zona un minimo di decoro. Noi la ringraziamo, la salutiamo, le auguriamo buon lavoro. Naturalmente torneremo a collegarci quando avrete dati più certi e capirete anche voi come associazione cosa si potrebbe realizzare per il bene dei cittadini in quella zona. Arrivederci. Grazie. È possibile seguire i nostri programmi anche in streaming e scaricare la nostra app Televomero sui vostri dispositivi mobili, sia iOS che Android. Visitare il nostro sito www.televomero.it e interagire con noi attraverso i canali social Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata, continuate a seguire i nostri programmi. Arrivederci.